quando si parla di vuote, di cose, c'è tutta una problematica che non sto qui diciamo, a spiegare, a dirvi perché voglio faremmo tardi, non è questo il senso diciamo, del mio ragionamento, io voglio semplicemente provocarvi e provocare delle riflessioni. Però vi posso assicurare sostanzialmente che ecco, basta girare un poco su internet per capire che cosa sta succedendo diciamo, nel pianeta e quale dibattito c'è nelle nazioni più civili della nostra rispetto diciamo, a questo argomento. Noi sembriamo invece il paese di Bengodi, perché d'altra parte, pensate un albanese che guarda la televisione, no? Accende la televisione e si accorge che le indagini poliziesche le fanno i preti. La giustizia si esercita in televisione, la gente decide questo è colpevole o quello è innocente. Se tu dici fai dare una risposta a una domanda più cretina qual è, più soldi guadagni, perché tra quelle dice c'è cose, non so, allucinanti, no? questi quiz che fanno. Donne bellissime, naturalmente nude, perché il corpo femminile va esposto, naturalmente sempre, no? E quindi voglio dire, ma questo non è il paese di Bengodi. Chi meglio dell'Italia può essere così? Ma chiunque può venire dell'Italia. Perché si può dire che un paese di impuniti, perché non ti preoccupare, la giustizia ne dà. Lascia fare. Noi facciamo gli americani, che fa un bilancio falso e ne vende se becca 25 anni di galera. Danno 500 euro di multa, non so se è chiaro diciamo, la differenza. Scese nel paese, in un libro famoso, Le Ferie d'Agosto, faceva dire alla Sandiano, un personaggio di questo libro, tutto quello che nasce è fatto di terra, acqua e radici, sono in terra, dentro il grano che mangi e il vino d'uva c'è tutto il buono della terra. Io non avevo mai pensato che la terra servisse a fare il grano e a mantenerci, tanto più adesso che studiamo. È interessante questa osservazione fatta da Cesare Pavese, perché sostanzialmente questo si conduce a un atteggiamento culturale che l'uomo ha sempre avuto nei confronti della risorsa primaria. L'uomo ha modificato l'ambiente naturale per adattarlo alle sue esigenze. A sinistra vedete una risaia, a destra vedete altre risaie, qua siamo in Thailandia. L'uomo ha modificato anche il paesaggio naturale. Ecco, se voi con gli occhi della mente pensate a quel paesaggio in alto, immediatamente dite quella è la Toscana. Cioè voi immediatamente percepite come l'uomo abbia modificato profondamente i luoghi, no? Tante da dargli del tutto un'identità. Cioè se voi andate in Toscana, vedete i cipressi, vedete quel modo, se andate nella campagna romana, vedete quei luoghi morbidi praticamente, le pecore, cioè voglio dire, c'è una differenza, andate in Sicilia, c'è un compromesso tra la natura e l'uomo incredibile, quei muri, no, sembrano che siano stati messi là da sempre, come se l'avesse costruito la natura. Andate in Sardegna a vedere, avete la sensazione esatta che la natura l'ha avuta vinta sull'uomo, e così via, no? In sostanza, ecco, il paesaggio in qualche modo, vedete questo olivete, no, si capisce la presenza e la mano dell'uomo. Fino a degradarlo e a distruggerlo. In basso a destra, vedete, quella è l'isola di Pasqua. L'isola di Pasqua era un'isola completamente boscata. Per, diciamo, rispetto a alla loro religione, loro praticamente disboscarono completamente l'isola. La disboscarono tutta, tanto che gli venne meno la risorsa primaria e la gente, questa civiltà, morì. Finì una civiltà. Diciamo perché? Distrusso le loro risorse. A sinistra invece, voi vedete lì, un'area residua. Durante il periodo fascista, fare tante cose negative che il fascismo fece, fa anche quella, diciamo, dell'autarchia, che portò delle cose positive, ma moltissime, la maggior parte sono purtroppo cose abbastanza negative. Dice, noi ci dobbiamo produrre il riso. Non lo dobbiamo importare dal Giappone o dalla Cina. E così ci sono delle province che sono destinate alla produzione del riso. Novara con Vercelli, le famose zone residue del nostro paese. Non so se voi siete mai stati da quelle parti, quello che avvertite veramente sono le zanzare. Centinaia di milioni di miliardi di zanzare, io non so come fanno a vivere lì da quelle parti. C'è una mia cugina, una volta sono andato, erano esattamente le 20 e 20 minuti. A un certo punto faccio sempre, presto chiudi, che succede? I ladri, cioè io venivo per vedere, non pensavo ai ladri, pensavo. No, alle 8 e 20 minuti arrivavano le zanzare. Per cui una specie di coprifuoco, fuoco, si chiudevano tutte le tapparelle, no, ma quello che è più grave è che quei territori là sono completamente desertificati. Oggi si costruisce una cosa che si chiama l'ISO, mettono il sale, mettono l'acqua, mettono le serpentine e poi c'è questa cosa che chiamano l'ISO.
Matese, guardate il Matese come sta diventando, no? Cioè noi abbiamo uno dei patrimoni più interessanti, sicuramente, almeno dal mio punto di vista, molto più bello del Parco dell'Abruzzo, no? Qualcuno ha pensato che si devono mettere le paleoliche. Per inciso, le paleoliche in Italia costano il 400% rispetto, ad esempio, alla Svezia. Questo dovrebbe meritare un minimo di riflessione. Che cosa voglio dire? Che c'è stato un atteggiamento sostanzialmente da un punto di vista culturale dell'uomo rispetto alla natura di autentica rapina. Sapete perché nacque l'agricoltura circa 10.000 anni fa e dove nacque? Nacque in due posti del fiume Giallo, nel Nuovo Messico, non in Europa, era una zona dell'Africa. Che cosa era successo? È successo che l'uomo aveva affinato le sue capacità di caccia, ormai gli antropologi e gli archeologi su questo diciamo, non sono tutti d'accordo. Aveva affinato la sua capacità di cacciare che l'aumento diciamo, del cibo gli aveva consentito sostanzialmente di fare più figli. Questo fatto di fare più figli gli aveva portato praticamente a distruggere le risorse. Non so se è chiaro. Per cui cosa è successo? Che furono costretti a diventare da cacciatori a raccoglitori. E da raccoglitori si accorse che c'è una cosa che si chiamava grano, dall'effetto del quale siamo diventati bianchi. Attenzione. E siccome il grano è un alimento che contiene molti carboidrati, e in effetti diventò il cibo principale che costituisce il carburante del nostro cervello. Da qui anche un'accelerazione diciamo, della nostra diciamo, evoluzione come specie. Questo grano fu portato poi nella vecchia Europa, dove sono affermati, diciamo, nuova realtà. Ma quello che è importante sottolineare è questo atteggiamento culturale che l'uomo ha sempre avuto, dove è arrivato si è comportato esattamente come una cavalletta. E anche adesso noi siamo così. La Campania, ad esempio, rispetto alla sua impronta ecologica, so che ne parlerà a cedere il dottor De Lucia, perché ho visto un'immagine, cioè la capacità il territorio diciamo di dare risorse, il Campano consuma quanto le volete di 15 campagne. Siamo la prima regione in Italia per obesità. Il nostro stile di vita è completamente sbagliato. Comunque sicuramente va contro diciamo, quello che la necessità diciamo, di una preservazione diciamo, delle nostre risorse ambientali. Facciamo un esempio per capire. La provincia di Caserta. Questa è la provincia di Caserta. Bene. In provincia di Caserta, ecco, quello che vedete in giallo, questa è la rete dei parchi, naturali, quelli in giallo. Noi abbiamo tre marchi internazionali di acqua minerale, fra le più importanti. Abbiamo la mozzarella di bufala, siamo i primi produttori in Italia, come dire del mondo, in questo settore, quasi 200.000 capi. C'è un giro da fare circa 400 milioni l'anno. Abbiamo il maiale casertano di una razza locale. Abbiamo le cipiche, la melanuta che qui conoscete molto bene. Abbiamo la castagna.